Ciao, ciao, ciao Seco, ciao. Na 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 na. Ma sei idiota. Ok, ci siamo, buonasera, banane, tac, eccoci, pronti? 1, 2, 3, prova, prova. Così, perfetto, fine. Vai a cenare, ma come vai a cenare? Sei appena arrivato. Così uno va via a cenare.
Eccoci, eccoci direttamente nel URSS globale, mappa globale, zona industriale, don qualcosa anche te. Non abbiamo ancora fatto un cazzo di niente, Mauricchio. Comparignon. Un cazzo di niente non abbiamo fatto ancora. Tu ti rendi conto? Questa è una vergogna. Ci serve il cemento. Dove lo prendiamo il cemento? Veramente. Dove si ha il cemento? Ok, scusatelo ragazzi, è giovane. È andiamo lungo. Alla cava, direttamente alla cava a scavare. Allora, io prendo questo mezzo, si chiama Tenno, Tenno T21, ok? Tenno T21, lo prendo, lo schiero, lo personalizzo. Ci sei? Sei pronto, Mav? Sta caricando, sì. Ancora sta caricando? Sì. Dipende da te quando mi fa entrare, mica da me. Ecco, sono entrato. Non ho sentito niente. Cambia canale. Allora, prendiamo sto cambio, come si chiama? Tenno? Tenno. Io l'ho preso il Tenno. Perché sai se perché? È Tenno... No. Perché c'è il slot. Adesso... Ho intenzione di prenderlo, lo equipaggio con virilità per andare. Andiamo nell'altra mappa a vedere che cosa c'è. Capito? Io che cosa vengo? Siamo col Tenno? No, tu devi venire con qualcosa che trasporta cose. Cose tipo? Vediamo. Qualcosa che trasporta cose, santi Dio. Cioè, devo dirti io cosa trasporta cose. La Madonna, sì, extra fuel. Con il cassone allora, madonna mia, per Heavy recovery, crane, saddle, mine, tank, cazzo sta roba, ciao Giacomo, buonasera, la pazienza, c'era un ciccio banano che rompeva i maroni, quindi vedi che bella gru, cacchio. Wow. Ok, io stavo pensando di metterci la benza su questo, però vedo che trasporta anche 3 slot di potenza alla volta. Sai più, pure 4. Leggo 3. C'è scritto 3, cazzo, in alto c'è scritto 3, quindi va bene questo. Lo prendo così. Scarico... Sì, 2 volte al giorno almeno, grazie. Scusate. Sono scatenato questa sera. Ah, mi piace, lo prendo anch'io. E trasporto cose. Anche tu trasporti cose, Mavericchio? Mm-hmm. Tutti trasportano cose. Andiamo all'equipaggiamento A. Bello lui. Giallo, guarda, c'è sto giallo vomito che mi piace. Madonna. Questo così. Quando uno gli viene una cagarella, quella estiva. Ecco, questo è il colore giusto. Se non sapevate il colore A, cagarella estiva, più o meno questo, signori. Ok? Perché non quella invernale? No, quella invernale è più sul biancastro. Cagarella estiva è più così. Aspetta, dov'è? Eccola qua. Là. Allora, prenderemo un Tenno. E poi... Dove cazzo è il mio Tatra? Tatra? Amore? No, non questo Tatra. Mi serve quello piccolo ignorante. Allora, ma vedi che io verrò col Tatra piccolo ignorante, sai? Che? Tatra piccolo ignorante porta la benza. E quindi lo userò come porta benza. Buonasera Duchenne. Ma quanta potenza e quanto tempo. Ma buonasera. Santi Dio. Quando vuoi Mavericchio, ok? Quanto vuoi, io sono qua che ti aspetto. Sono qua che ti aspetto, non ho fretta. Non ho fretta. Vedo l'Ofra che si sta guardando altre personcine. Quindi ecco, fai un po' di... Allora, signori, questo bisogna che ci fosse il piccolo... Bisogna che ci fosse il piccolo Seba qua presente, perché non so se avete visto, ma in Cina, in quel gran paese pieno di libertà, praticamente esiste una regola secondo la quale i ragazzi inferiori agli 18 anni, quindi minori essenzialmente, non possono giocare più di un'ora al giorno ai videogiochi online
e questo solo il venerdì, il sabato e la domenica. Cioè, praticamente hanno una restrizione di un'ora al giorno durante il venerdì, sabato e la domenica. E le feste. Praticamente hanno mandato in rovina tipo cioè, beh, non è che mandato in rovina perché i ragazzini, insomma, cazzo se ne. Anzi, meno BBK in giro per i cinesi. È un'idea geniale oppure è una trollata? Questa è la domanda che ci poniamo. Questa è la domanda che ci poniamo. Ma Valerio, tu cosa ne pensi? Che è una stronzata. Una stronza, eccolo là. Subito inizia così a offendere i poveri cinesi. Ascoltami, mio caro Dushen. Abbiamo già sistemato i big ponti, ok? I big ponti sulle strade principali. Qua è riparato, quindi tac. Siamo quasi pronti per affrontarcelo. Oh, dove cazzo corri? Oh, va piano! Santi Dio, questo è partito. Ah, c'è cioè, tu subito così col mezzo nuovo, eh? Piccolo porcello. Minchia, come cammina sta cosa. Bene, andiamo. Piccolo puffo e grande puffo partono per l'avventura. Guarda che bello che è. Tenno. Da non confondere. Da non confondere. No, Dushen, stai tranquillo, io ti voglio bene lo stesso. Da non confondere con. Santi Dio. Oh, ah, possiamo, vogliamo andare che sto consumando benzina stando qua fermo? Perché io no? Via. Via. Dunque, un classico mezzo di quelli sparamissili sovietici. E tu hai sparato missili finora? Però io cambio le gomme a sto cazzo di camion. Ecco. Vabbè, intanto comincio ad andare. Ah, ma sono solo queste da fango. Beh, allora me le tengo. Ma fanno schifo. Ma me le tengo lo stesso, dai. No, dobbiamo andare dove? Allora io dico di attraversare il ponte a sud, dove c'è il villaggio di Podoskoye. Poi seguire la strada sterrata distrutta, recuperare il rimorchio che sta in acqua e andare al passaggio per la riserva naturale. E basta, hai rotto il cazzo. Scusate, mi oscuro un attimo la faccia. Sappiate che sono qua. Cosa copre la cam, scusami, secco? La cam copre la mia faccia, cioè copre Maverick e basta. Non copre niente la cam. Non c'è niente sullo schermo da quella parte. Mica sono diventato un puffo di nuovo. Che sta succedendo? Basta che non esploda pure questa e siamo a posto. No, non copre niente nessuno. Ah, tu dici quando apro il menu. Ma chi se ne frega dei menu, secco? Chi se ne frega dei menu? È molto che manco, voi state usando le mod da bro, siete puristi. Ma guarda, in realtà abbiamo installato 5 mod. E quel camion che ha Maverick adesso, che non so dove cacchio è finito, eccolo qua. È una mod, ma perché in realtà questo che vedi è un camion che è uscito con la nuova fase. E che cazzo però, telecamera, hai rotto i maroni, eh. Dove stai andando, Maverick? Sì, di là dobbiamo andare. A sinistra. Ma Sì. Dai, vai. così. Quindi in poche parole, Duchenne, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con i mezzi di base. Adesso abbiamo installato un paio di mod giusto perché sono Camion in più. belle. Però Eh? avevo qualche camion in più. Sì, beh, abbiamo un po' di diversità, qualcosa di nuovo, capito? Niente di. In realtà, come ti stavo dicendo, questo che sto guidando adesso è di base del gioco. Quello dietro è di Tenno. Cioè, è una mod. Ciao, ciao, Gasdash, ciao, buonasera. Questo coso, tra l'altro, essendo non adatto alla strada, non riesco a tenerlo per strada. Porco cazzo. Ok, quello era un palo. Infatti, Palo. sembrava che ero ubriaco. Palo, sai che io prendo il palo, l'ho preso anche nell'episodio di Bus Driving Simulator. Buonasera Groppelli, Groppelli, ma quanto tempo Groppelli? Santo Dio! Rimorchio qual è? Quello del un treno, lì che roba è, sì. Sì, voglio portarmi una cisterna dei treni. Dai cazzo, Maricchio, pure te ti ci metti. Così, così fanno i veri. Sì, montami sopra e siamo a posto, cazzo. Così, bravo, bravo. No, noi non vogliamo.
la vita facile, extreme, capito? Noi la vogliamo proprio extreme facile la vita, quindi ci piace sudarcelo, per cui qualche mod, qualche camion, ma non roba OP. 2 mica stai arrivando, come vedi io? Sta all'altra parte di morti. Dopo del treno, vicino al treno, da quell'altra parte. Bisogna arrivare prima sulla strada. Dall'altra parte, poi andiamo indietro. O spacchiamo qui in mezzo. Non stai così violento, porca miseria. Cioè, così subito. Così subito. Oh, oh. Madonna, sa, uno si guarda per premere un warhorn qua e. Che cazzo. Ma perché ti aggancia i cespugli, testa di mizzica? Cosa sto raccogliendo? Cosa mi sto attaccando? Cosa? Che diavolo sto vedendo? Ma che cosa ti sei fatto, Mav? Che cos'è quella roba? Il gancio traino da 30 km? Gancio che ci sta di 35 metri lì. Comunque sto camion fa parte della serie, ok, del gioco ufficiale. Posso dire che mi sembra una gran merda. Ma dove lo stai agganciando? Di lato lo stai agganciando quel coso? Vai. Mike, sì, c'ha due cose, c'ha due. Porta due cose. Molto. Non c'ha solo davanti. Ciao Dark! Sì, porta due vericelli. Vedo che porta due vericelli. Non ti piaceva passare. Provaci tu a salire lì, poi mi fai sapere, ok? Ok. Puoi venire, Mike, puoi venire. Sto riempiendo di benzina il laghetto. Mamma Greta si incazzerà come una bestia. Questo fa parte del Season Pass, Duchenne. Quando tu prendi il Season Pass 2, la fase 5, praticamente qua ci sta la fabbrica della Tatra. Questo catorcio qua è proprio la fabbrica della Tatra. Quindi hai dei mezzi, 4 mezzi nuovi Tatra. Ufficiali, ufficiosi. Seba, mi hai rotto i maroni, ok? Mi hai rotto i maroni, ti ho fatto i complimenti perché hai passato l'esame, ti ho fatto tutto quello che vuoi e adesso continui con questi cazzo di compiti devi fare ancora, Seba, è finita la vacanza, santi Dio. Basta. Perdonate al signore perché non sa quello che dice. Tatra 14, senti te. Perdonatelo perché non sa quello che dice. Maverick, domani tu inizi scuola? Sì. Vedi, anche Maverick inizia la scuola domani. I compiti non li ho finiti. E che minchia hai fatto tutto il giorno, Seba? Scusami. Invece di stare a mandare le foto su Telegram di te che ripari le macchinine su Car Mechanic Simulator, hai pensato che magari potevi fare i compiti così stasera eri in compagnia di Mike? Eh? Eh? Ma io sbaglio di rimorchio. Ho tutte scuse. Ho studiato fisica, ho studiato qua, ho studiato là. Tutte scuse. Un compito avevi. Ma vedi che perché ti sei staccato da me? Io ti porto verso la gloria e tu ti stacchi così. No, ho sbagliato il rimorchio. Volevo questo rimorchio. Cioè io so tutto, ho pianificato tutto e tu non ti fidi della potenza? Ragazzi, un bu per Maverick per favore. C'è un altro rimorchio qui, ma non si può recuperare, banana. Ecco, bravi ragazzi, un bu per Maverick perché un piccio banana non si fida della potenza. Io, sai cosa soffro Duchenne? Mi serve uno scout decente, che non sia OP ovviamente. Ed eccolo, esce vittorioso, signori.
Non ci posso credere, non ci posso credere. Il clacson sta buttando giù una barriera. Ma mi sentite bene? O mi sentite troppo virile? Guarda, il clacson butta giù la barriera. Hai fatto tutto sto lago benedetto pieno di gasol. Sai come ho lo scarico basso io. Tu senti benino che sei stack? E sulle mod ce ne sono molti, sì, ma tanti sono OP, Duchen. Sono veramente esagerati. A noi cosa non ci piace? L'esagerazione! Finché Maverick esce da là, io vi faccio vedere un altro mezzo che ovviamente volevo. Attaccato al tuo culo. No, mamma mia, ha attaccato al mio culo, come al solito non sento niente. Beh, bisogna andare a recuperare il rimorchio che sta lì a sinistra, Maverick, e temo tanto che tu non possa farlo, visto che hai preso quel cacchio di... Ok, che c'ha? Devi trainarlo con il vericello. C'ho 35 metri di cavo, che cacchio. Che schifo. Comunque, faccio vedere cosa mi prendo come mezzo scout. Andiamo al negozio. Andiamo su solo mod. Io adoro questo camion, quindi me lo sono preso. Ho messo il Kratz. Questa roba qua, insomma, è bellissima. Buonasera Alessio. Cioè, ragazzi, guardate quanto è bello sto coso. Guardate quanto è bello. Così col motore scoperto, proprio top power professional. E poi c'è il toro italiano, signori. Il toro italiano. Voglio il toro italiano da 150... santi, troppo esagerato. Da 150 kW. Speciale avanzato. Che cazzo vuol dire? Non consuma niente, ma com'è possibile? Adesso non siamo proprio esagerati. Rapporto trasmissione cambia mancia baccia, fronte maggior consumo carburante, modalità low drive senza un'adeguata manutenzione. Fronte maggior consumo di carburante, che cazzo vuol dire? Consuma meno, consuma di più? Speciale. Sospensioni HD, sospensioni in HD, signori. Ma che mica ti sei fumato, Seba? Cioè, ti voglio bene, ma santi Dio, a volte mi fai paura, eh. Gru, piccolo portapacchio, grande grosso portapacchio. Là. Dove sei, banana? Dove sei? Adesso arrivo. Ci metto un po' di peso qua sul davanti. Giusto una tonnellata di roba. Giallo banana. E come al solito, le picche. Madonnina santa, va che roba. Madonna mia. Il toro italiano. Il toro italiano, madonnina santa. Il Lamborghino. Piccolo bananino, il Lamborghino. Allora, dove siamo qua? Fammi tornare sul Tatra. Perché sei tu, gli daremo un nome a questo trattore. Gli auguro Miura. Cazzo Miura? Lamborghino. Allora, dietro dobbiamo andare. La regina Elisabetta con il cappello in testa. E si va, signori, e si parte, e si va per il ponte della riserva naturale. Lo dobbiamo portare il cemento, che non ho capito dove si piglia, ma sicuramente lo scopriremo. Di Dio! Come si fa? Ma come si farebbe a guidare in prima persona, raga? Qualcuno ci ha provato?
Mamma mia, non ti invidio con Real Farm, mamma mia. Senta lei, non faccia lo sborone col camion grosso. Sai che mi piacciono i camion grossi, quindi. Mi piacciono i camion grossi. E quando esci? Ti dico subito. No, non ti invio Gas Dash perché l'ho provato, l'ho portato pure su un video su YouTube e... Santi Dio! Riserva naturale di... Don! Oh là! Anche shot. Oh là, pieno di palle a queste parti. Di che? Cioè mi stai dicendo, aspetta. Scaricando la season e sbloccando la fabbrica Tatra, ti dà solo due camion. Cioè mi stai dicendo che il camion rosso che fa vedere... No, il camion rosso dovrebbe essere... C'è un DLC a pagamento. Addirittura. Del Tatra, sì. C'è un DLC a pagamento. Posso uscire? Sì, sì, puoi uscire. Stazione di Antonovka, il ponte ferroviario. Alla stazione bisogna andare a portare, a prendere il cemento. Quello che ti ha fatto comprare davanti a me? Sì, perché c'è anche il rimorchio, quindi. Allora, si sono svegliati, l'hanno fatto intelligente comunque, dai. Allora, vediamo un po', rifornisci. Fermati un attimo, banano. Sto fermo. Là. Adesso sei carico. Quindi tu vai alla torre? Sì, ma non con questo. Ma dovrebbe essere buona la strada, non è che... Ma ho qualche dubbio, onestamente. Tu hai preso il rimorchio? Sì, sì. Io ho 3 più 2. Il Tatra qui. Il rimorchio con cassone l'ho lasciato su. Mi tocca pigliare il santi Dio. Questo che tieni piccolo un altro fa una parte di un pacchetto a parte. No, aspetta, aspetta. Buonasera zio Lucky, buonasera. Allora, nel garage ci stanno dei fucking Tatra, giusto? Mi sembra strano comunque. Allora, tra quelli bloccati non c'è scritto. Cioè, vedi, questi sono dei due DLC e sono inclusi col pass. Ma qua c'è scritto esplora il mondo per sbloccare questo camion. Ed esplora il mondo per esplorare per trovare sto camion. C'è anche quello grosso, sì. Cioè, non c'è scritto compratelo, strunz. Anche perché sì, il camion rosso è comunque sul... È comunque sulla copertina, capito? Significa che sono inclusi nel pass. Chi lo vuole separato compra il pacchetto Tatra. Io mi sa che è così la questione, eh. Col terzo episodio di City Skylines, Gas Dash, tac! Bravo, bravo, la potenza non è acqua. Io che sto facendo qua? Sto pigliando il Vorongrad, il miglior camion che esiste. Non è grad come il mio, con il mio, però vabbè. Non è così grad, è più grad il tuo. Più grad è gradevole il tuo. Questo è proprio. Ma non ci stanno i fucking. Ma chi lo sa, magari ci sono i rimorchi lì. Chi me lo dice che non ci stanno i rimorchi? Dai, prendiamo il toro italiano, su. Proprio spartano sto coso. Andiamo a mungere le vacche. Andiamo. Te venivo quello. Beh, è uno scout ottimo, no? Ma la pecora, beh. Ah, hanno già spaccato il motore. Ecco. Ta na 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 na.
Oh, vengo anch'io con un camion. Con quell'altro camion. Con scorte, ricambi e cose. Amici, scusatemi, mi state parlando di due camion che vengono dati da un DLC. E la mappa che dà il Tatra camion stradale è quel coso lungo. Quindi camion stradale e quel coso lungo sono altri due camion. Quindi si parla di quattro camion. Questo è un toro banano, non è un toro rosso. Devo farlo rosso, ma è giallo banana, Gasdash, il toro italiano, santi Dio. Ok, sono quattro. E dov'è il problema? Non concepisco. Ci ho provato, ma non concepisco. Cazzo. Il telefono brutto lo vedevi verde. Almeno PS5 così ti inchiappetta. No, non sappiamo cosa dire. Dottore! Qual è il titolo che... Ah sì, il Viking Banana Simulator. Sì, ho visto, gli ho dato un'occhiata, sì. Ma è ancora in alto mare, giustamente, no? Quindi... Perché scelgo solo le strade di merda io? Faccio apposta allora. Arrivo, sono dietro di te. Perché ti vuoi male anche tu? No, Ma quale vi hai fatto, quell'altro? sto cercando di andare sulla parte destra per recuperare sto... Minchia Johnny. Sto cazzo di Lada Niva che ho qua imboscata. Che ha l'unità di esplorazione, capito? Il potassio è il profumo della vita, signori. Il potassio è la potenza. Raga, un consiglio su Far Cry 6, lo prendo come la vedete. Allora, Duchenne, hai giocato ai Far Cry precedenti? Partiamo da questa domanda di base. Questa è una domanda molto essenzialmente bananosa. Comunque, dottore, mamma mia, sei sempre a piratare, oh, sei sempre in giro per i sette mari, eh? Dove sei? Che non ti vedo. Io? Ti Me, di fronte. sento ma non ti vedo. Ma eccoti là a sinistra. Ma perché porti l'altra benza? Ma veri chio. Non si sa mai. Cazzo, ho una cisterna da 900 litri. Ma tra benzina e ricambi questo. I 5 non riesco a finirlo abbandonato. Ah, non... Aspetta, se non hai mai giocato nessun Far Cry, può essere una buona idea, insomma, giocarlo, onestamente. Però ti dirò, mio caro Duchenne, che se hai giocato i precedenti, beh, puoi anche un po' farne a meno. Perché sono un po' ripetitivi, hanno più o meno la stessa. Hanno più o meno la stessa struttura. Ivan dice giustamente, provane uno di più vecchio. Regalavano il 2 praticamente. Ah sì, la divinità proprio. Cioè Gasdash, troppi gas ti sei inalato, caro. Troppi gas, Gasdash. Ah, capito. Sì, praticamente sono
È una bella comparazione, sempre. Sono sempre tutti gli stessi, uguali, anzi identici. Capisco perché sto trattore va avanti di muso. Ho capito che ci ho messo una tonnellata di peso sul davanti, ma santi Dio. Non dirmi che si incastra il rimorchio, dio di quel divinitoso divino. Comunque, a parte le stronzatine, il potassio è fondamentale, Gazdesh, è fondamentale. Il cuore non funziona senza il potassio. E se ne dai troppo ammazzi qualcuno, ma questo non è il momento giusto per parlare di come ammazzare qualcuno, eh? La Lada Niva, una macchina inutile. In realtà ho preso la Golden e Far Cry 6 e la Steelbook di Horizon Forbidden. E la Direct Cut di Death Stranding. Cosa ne pensi, Maverick, di Death Stranding? Bellissimo gioco. Peccato che abbia un multiplayer... come si dice? Fatto a metà? Può dire. Ovviamente non si gioca in coppa, ma praticamente... Tu vedi solo il risultato di quello che fanno gli altri. Sì, se gli altri ti costruiscono una via per la montagna, tu puoi seguire quelli con i vari picchetti messi dagli altri, per farti capire, un aiuto. Però non è detto, adesso hanno fatto anche l'aggiornamento con le cose cyberpunk lì. Beh, allora, io non ho mai giocato al buon caro Death Stranding, perché non sono possessore di PlayStation e onestamente quando è uscito sul PC non mi ha fatto impazzire. Magari quando uscirà un po' più scontato e non avrò 70.000 cose da fare, lo riproverò. Per farti capire, Duchenne, io ho reinstallato Gridfall. Gridfall, che è un titolo che è uscito, beh, l'anno scorso ormai. È un gioco RPG, è un gioco abbastanza classico RPG, molto molto carino, che ho portato anche sul in live, l'ho portato, però ci ho fatto poche puntate. È un gioco di avventura, mi piacerebbe godermelo. Il punto è che ho qua una lista di almeno 6 o 7 o 8 giochi sui quali devo fare video, e quindi il mio tempo, dire che è limitato, è una bestemmia praticamente, nel senso che ovviamente trovo molto poco tempo per dedicare altro. Parlando di altre cose, Horizon Forbidden West, secondo me anche lì è un titolo porco cazzo. Può essere molto carino, non intendevo. Una nuova categoria. C'era la Lada che si stava piegando bene. Io sono un diario, buonasera. Io mi auguro che tu sia un bel diario, perché se no, santi Dio. Hai rinunciato? Eh? Ci hai rinunciato? Ah no. Ivan, proprio oggi ho chiesto a un amico di Steam, che in realtà non so chi sia perché non mi ha mai parlato, mi ha mai detto niente. C'è gente che mi aggiunge e poi non mi dice manco ciao, del tipo ma che cazzo. Boh, c'è l'idea di avere qualcuno, qualche creator come amico, probabilmente, non so esattamente a cosa serve, ma va bene così. Ti stavo dicendo, mi ha praticamente incuriosito, quindi gli ho chiesto. Perché New World sarebbe un gioco molto bello, grafica, ambientazione, fantasy, è un MMO, quindi sicuramente potrebbe includere un po' di personcine, si potrebbe fare una gilda della potenza, si potrebbero fare delle cose carine, ma
New World ha, ho visto ovviamente, non sono partecipato a eventi beta e altre cose, ma ho avuto la possibilità di vedere vari video di gente che ci gioca dall'alfa, dalla beta. Sai che il gioco è stato rinviato. Per chi non sapesse, New World è un MMO, tradotto, è un gioco dove ti crei il personaggio e ci sono poi da fare le missioni, ammazzare mostri, eccetera, eccetera. Ma quello che mi ha lasciato onestamente molto, ma molto perplesso è il fatto che appunto ci sta una elevata ripetitività, Ivan. Nel senso che da quello che ho capito le missioni sono di due tipi. Ammazza tot nemici, cioè che ne so, ammazza 5 trichechi, ammazza 7 banditi, ammazza 12 pirati, ok? Oppure trova 5 casse di vino, trova 5 casse di birra, trova 5 casse di stoffe. E quindi tu praticamente parti da un livello base, dal livello 1 fino al livello massimo, che non so dirti se è livello 30, 50 o quel cazzo che è, migliorando, migliori, cioè c'è un combattimento dinamico, un sacco di cose carine, però a prescindere da ciò, ecco che secondo me là diventa un po' inciuciata la questione, nel senso che Ah, Non no. è Red Dead Redemption, perché sarebbe anche carino, ma è tipo un Arcage, è tipo un Destiny, solo che in terza persona, capito? Dicevi, Mav? Hanno mirato l'uscita dal tunnel, l'hai visto? Sì, adesso ti teletrasporti o comunque diventi trasparente. Sì, era Molto, quasi ora. molto, molto carina come cosa. Lalalala, il don, devo prenderla qua. Ivan, però da qua all'uscita mancano 12 giorni? Chi lo sa? C'è un sondaggio per la potenza, un sondaggio. Caosino, lo facciamo sto sondaggio? Riforniscimi. Allora, non stai facendo più Jeep, ma stai facendo furgoni Fiat. Ah beh, evidentemente vendono di più, forse, che ne so. Ho provato la beta, onestamente mi intriga molto, ci si organizza con la gilda, secondo me potrebbe essere molto divertente, un po' acerbo al momento. Vedi, già qua dici what the fuck? Tu dici che è una cosa. Allora, diciamo che secondo me, Ivan, andrò abbastanza coi piedi di piombo e ti dico due motivi. Due motivi. Il primo motivo è che è un MMO, quindi quando lo prendi al lancio un MMO significa che bestemmi, perché tutti centinaia di migliaia di giocatori vorranno entrare praticamente in quel momento lì, su quel server lì, quindi i server esploderanno. Ok? Vediamo un pochettino che cosa sa fare sto radar. Attiva il radar. Oh. Oh, Sto attivando il radar un attimo. praticamente. Là. Un altro rimorchio, eh. A pennello, capito. In fondo distrutto. Guarda qua, tac, il radar, bitch. Così capiamo un attimo come muoverci. Tu stai andando verso il ponte distrutto. Eh no, mi sono trovato qui che c'è un incrocio, quindi non sapevo C'è dove. un rimorchio di carburante. C'è una piccola frana. Carburante scout però, eh. Sì, scout. Sì, la piccola frana e tutto il resto, non lo so, vado prima per il ponte distrutto e vediamo che cosa troviamo, poi
Tu vai dall'altra parte, verso il con lo scout. Vediamo un po'. C'è un Copiamo sondaggio, il sondaggio se siete pro a usare le mod, cioè pro a favore di usare le mod su SnowRunner, oppure siete contro all'usare le mod su SnowRunner. Comunque, tu dici che molte cose non le hanno inserite. Ad esempio, sapevo che ad esempio un sacco di armi non c'erano, tipo asce e cose del genere. E non ci stavano indication particolari, mio caro piccolo banano di un santo Dio. Ferma il motore, cambia camion. Ok, rifornisci il prototipo di esplorazione. Questo è il razzo. Origine. Magari dalla Tanica? Rifornisci il toro. Riforniamoci da soli. E il don. Ok, tutto pronto! Ma che cazzo di domande fai, Seba? Si è aggiustato il porto, vi dà un negozio di rimorchi. Eccolo là. Tac! No spoiler, no spoiler. Quindi rifornisci dal... Mike, hai mai giocato a Breakfast? Ma è per quello stavo già insultando il piccolo Seba, cioè. Banana, ci abbiamo giocato anche online, ci abbiamo giocato io Lao con Santi Dio! Santi Dio! Fai ste domande. Lo so, qualcosa mi puzza, Seba non segue i video. No, Seba non è attento alle live, pensa alla fisica, pensa... Non so, non mi convince sto ragazzo. Non ci sono più giovani di una volta. Mai giocato a Wreckfest. Chissà che cosa stai a fare, a cosa stavi pensando? Dio, c'è più rispetto. Questo ponte con un altro Piuttosto, problema. Ivan, Duchenne, Farming Simulator. Ogni estate lo ricostruiamo. La primavera successiva l'alluvione lo spazza via. Quest'anno abbiamo lasciato perdere. Ma Allora siete proprio degli idioti, eh? se vuoi andare a Antonocca, potresti usarlo. Ha detto che sono degli idioti. Degli idioti, ha detto Mike. Allora, bisogna prendere cosa? Con che cazzo lo traino io sto coso? Ma che rabbia, oh. Rabbia! Però mi scarico. È l'area di boscamento lì, ma come lo vuoi fare? Assi di legno e tronchi lunghi, quindi devo tornare indietro. Grazie Mike. Quindi cambio, guarda. Non su... Santi Dio! Don! Cambia camion, vai sul don! Non fa per te farming. Ma l'hai mai Chi è? provato, Duchenne? Perché sai, in realtà, se ti piace SnowRunner, il punto è che il buon caro farming, contrariamente a quello che si pensa, è un sacco basato sui macchinari. Cioè, è un sacco basato sulle macchinozze, sui... Cioè, capito? Quindi potrebbe essere una sorpresa. Hai già provato. Allora niente sorprese per te. Così come sto coso. Non capisco che razza di scout ci dovrei attaccare qua per riuscire a trainarlo. Forse uno scout americano mi servirebbe. La Jeep. Non lo so, cioè, sta facendo una fatica boia sta Lada. Ho capito che è il rimorchio più grande di lei, però. Porca miseriaccia. Ivan, allora, se i buoni amici di Amazon mi danno una copia in modo che io abbia un vantaggio, potrei anche approfittarne. Altrimenti potrei portarlo, ovviamente, ma sai, portarlo
sugli MMO quello che funziona bene negli anni ho visto è il fatto di specializzare il canale su una cosa, cioè tu porti avanti sto coso e inizi a portare i segreti, dove trovare i mirtilli, dove trovare la caccia, dove trovare la birra, cioè capito? Tutte queste stronzatine da MMO che la gente cerca come informazioni extra. Il nostro regione ti dà il benvenuto, è tranquillo qui, vero? Giusto, sei qui per lavoro. Beh, comunque dai un'occhiata alle poche attrazioni principali, quanto hai in momento, e fammi sapere se va tutto bene. No, comunque noi le jeep non ce le abbiamo, Duchenne. Non ci stanno le jeep, le Maverick che state fumate. Le jeep stanno come un DLC anche su PC, eh. Mi sono fumato. Hai detto ci stanno le jeep? No, le jeep da portare un mezzo americano per quel scout lì, non è che... Che avete capito? Io ho capito, sai che c'è il DLC delle jeep, vero? Eh sì, quindi? Io ho capito che ci avevamo il DLC delle jeep, tech. Passerà Dile! Quindi tu che cosa stai facendo adesso, Mav? Porco cane, il ponte di legno, andrò a prendere i materiali dopo la torre lì. Quindi non lo so se tu vuoi venire col trattore o... Scusa, ti faccio una domanda ignorante. Dica. Vedi dietro di te... Dietro di te... Che c'è un guado praticamente, invece del ponte distrutto più a sud c'è un guado. Lo sai che è lì che bisogna attraversare per andare a prendere i materiali, vero? No, i materiali mi dà area di sboscamento da prendere qua, Mike. Lo scarico. Che missione stai facendo? Il ponte distrutto. Ah, il ponte distrutto, ok, io c'avevo il... Ok, ok. Che c'hai, la frana? Vabbè, non ti conviene andare lì, mo. Facciamo il ponte, vado lì, solo che mi serve uno slot di carico in più a me. No, tu hai un gran problema in questo momento, secondo me. Cioè? Basta, Duchenne, basta! Basta, cazzo! Se volevo vedermi la mappa, me la guardavo, cazzo! Mi mandavo su SnowRunner Wiki e mi guardavo la mappa, santi Dio! Se lo bagniamo, Lo bagniamo! Lo bagniamo! Lo bananiamo, lo prendiamo a banane in testa, bananine! La Play è una fregatura, mio caro Seba, perché ti fa sembrare che costa meno di un computer, è più accessibile a mentilinea, gnagnagna, però poi... Tac! Videogiochi costano 70.000 euro. Poi questo non è che ho guardato sul Vintor Super Nalotto, magari sono milionario e non lo so. Allora, meglio lasciarla dopo, se l'ho preso. Ma sai, Reaction l'hai già finita per questo, ma che cazzo, ma quanto ci hai giocato, Duchenne? Vabbè che io ci ho giocato tempo 4 giorni fa, 5 giorni fa, quando è uscito? Il 9? 3 giorni fa ci ho giocato e poi non l'ho più toccato. Ah, che tra l'altro, Duchenne, hai usato i mezzi super fast. Non solo hai un sacco di giochi inclusi, Ivan, ma hai anche il fatto che tanti di quei giochi, se hai un computer, li puoi giocare in parallelo. Comunque ti rimangono i salvataggi. Capano operai, Madonna, se non ci arriverò mai lì. Ma io che cazzo sto facendo, Maverick, se tu stai scoprendo con... No, mi serve un altro slot di carico per il ponte. Tu hai il tenno. Io vado nell'altra zona.
Vado nel garage. Ma te lo tieni anche tu? E me lo tenno. A 8 ruote modata, madonna santa! Andiamo al negozio camion, va. Attiviamo i mods. Quindi non ho capito, stai dicendo che l'aggiornamento che hanno fatto è piccolo confronto agli altri? Che senso piccolo? Chi è che c'ha piccolo? Mappa più piccola e compagnia bella, dai. Ma c'è la casetta sulla 40 da 43 basta. Bello che madonna santa, proprio classico questo raga, proprio classico, un fucking classico della potenza. Quanto mi piace questo camion. Ma proprio la sua livrea originale bisogna lasciarla. Sembra quello di Contraband Police. Mezzi soviet, mezzi più belli che Babushka conosce. La puttana Eva. No. Ma ha fatto girarsi sto roba. Ti sei ribaltato? Sì. Vabbè. Attenzione, vado a riprendere. Prendi il toro rosso lì, trattore blu. No, porto quello della pensa più quella parte. Trattore non lo so fino a che punto ce la fa. Che bello che è questo camion, mamma mia! Ed io sono per le mod un po' più vecchie e classiche, Duchenne. No, per le mod estreme. No, ma le mod estreme secondo me rovinano il gioco. Cioè devi sentire un po' di fatica, un po' di capito, se no, Insomma, New World. Con 8 ruote vai forte di potenza. Ma spacchi pure tutto però. Sì,
punto non volevo che conti più di tanto che lo spacca. Madonna santa, il brivido lungo la schiena. Le prime luci dell'alba. Ok. Si impegna ad attraversare il fiume di violenza. Adesso non è per dire, ma farsi quell'altra strada in mezzo al fango, farsi questa, cioè fuck the system, vero? Ah, guarda qua, guarda qua, Duchenne, guarda qua, tant'è Dio, guarda qua come viaggia. La strada laterale tutta la vita, altro che... Che bello questo nonno. Vecchio virile ma potente. Comunque non so se avete visto, ma adesso grazie a Twitch gli abbonamenti costano di meno, signori. Se volete abbonarvi alla potenza costa solo 3,99 euro, con il 20% di sconto in questo periodo. Cioè proprio a gratis praticamente. A gratis. A gratis. Cioè, hanno fatto questa mossa di marketing incredibile. Che significa che adesso... Ma chi è che ha le ruote sottili? Quello che mi dici te o questo che ho io? Perché questo ha le ruote abbastanza sottili, infatti. Allora, ma Maverick, da che parte devo andare? Devo venire da te? Lo prendo per un sì. Anche se credo che la strada per andare all'area del disboscamento... Intanto non abbiamo i camion adatti. Di nuovo, ma che cazzo, Maverickio, ma che cazzo, Maverickio! Che? Ci serve il trasporto tronchi lunghi, Maverickio! Te l'ho detto. Cosa vuol dire te l'ho detto, Maverickio? Cosa vuol dire te l'ho detto? Cosa vuol dire te l'ho detto? Così conosce la... te l'ho detto. Che vuol dire te l'ho detto? Te l'ho detto. Te l'ho detto. Mi dice te l'ho detto e poi lui si lava le mani, capito? Te l'ho detto. Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto per gli youtuberi. Non c'è più rispetto per noi altri poveri grandi lavoratori. Allora, dov'è? Personalizzamelo. Mettici il motore che è un... che cazzo è di consumo? Va bene così. Cambio Kratz. Il Kratz mi va bene. Sospensioni rialzate. Pneumatici. Eccellenti. Eccellente! Traino... Lo cavo, ruota di scorta. Chi se ne frega? Avete mai bucato le gomme che c'è bisogno delle ruote di scorta? Di continuo. Quindi. No, no. Vorrei capire cosa trasporta. Cos'è sta roba? No. No, no. Fuck you! Tronchi corti. Non è adatto quello che serve a Mike.
Sì, il supporto per tronchi anteriori sarebbe bello se avessimo la fucking negozio di rimorchi. Bello quello, sì. Così, sì. Vabbè, altro ne servono due di tronchi lunghi, quindi. Quindi basta un camion. È qui, però non so se siamo da qualche altra parte. Ma serve comunque. Ma abbiamo bisogno comunque. Dobbiamo esplorare quella mappa, Maverick. Dobbiamo esplorare la mappa. C'è poco da fare. Ah sì, legno tronchi lunghi. Ok, André! Buonasera! Qua ci vuole un po' di tunz, 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 tunz. Allora, stacca sto coso. Se c'è una cosa che ho sempre odiato sto gioco è fare il Zig 605. Ma il ZX-605 non è quello vintage, Lucien? Comunque è una strada del cavolo, qua. Lo hanno aggiunto. Ah, adesso ho capito qual è. Adesso ho capito. Mio caro Seba. È una cacchio di macchinina ignorante questa. Che non ti dà alcuna certezza di nessun tipo. Quindi ha bisogno di un all-wheel drive, se no questa non va da nessuna parte. Ci abbiamo un po' di potenza. Con me. Non ce l'ho con te, ce l'ho con la mia macchina ignorante. Ma in realtà non dovrebbe essere una panda, questo dovrebbe essere un fuoristrada, non una panda. Però non capisco per quale motivo è stata vista come un panda, una panda ignorante. Una panda. Perché devo portare gli alberi a spasso? Scusa? Devo portare gli alberi a spasso!
C'è un albero sul cassone. Rifornisci. Là. Visto? Easy peasy. Adesso dobbiamo capire da che parte si può salire di violenza lassù senza fare troppi danni. È una Lada Niva, ovvio, ma è ancora in produzione. E sapete la cosa assurda? Sapete qual è la cosa totalmente assurda, signori? Che qua vai a capire se siamo noi che siamo strani o sono loro che sono strani? Che è una macchina che non viene. Alcuni modelli non vengono commercializzati in Europa perché non sono a norma con le emissioni. Non sono Euro 5, non sono Euro 6, non sono manco Euro 4. Cioè, sono dei cazzo di ciminiere ambulanti praticamente. Capite? E noi ci preoccupiamo, zio Pino. Ci preoccupiamo dei fucking inquinamenti e gas di scarico del bloccare la domenica perché vado in giro col Volvone la domenica e non è Euro 5. Ma tipo, ma fa mock. Da qualche parte in Cina c'è un tizio che va con una macchina totalmente ignorante che non è manco Euro 0. È anche vero che poi in India c'hanno la nebbia, capito? Invece dello smog. Questa cosa che sto facendo non è pericolosa, è estremamente pericolosa. Ma mi ha risparmiato un sacco di strada. Tac! Beh, le macchine Soviet sono fatte per durare. Bello, bello. Non ci sono più ritorni, dobbiamo usare lo scanner. Credo che sia quello il suo scopo. Cioè, c'è anche un peccato di gola. Il problema è che riuscirà a portarlo in giro quel cazzo di coso. Santi Dio! Allora, lui mi dice. Facciamo sta cosa così sei tranquillo, piccolo banano di un Duchenne. Ma non so se ce l'ho onestamente. Cioè, non so se Che l'ho cosa? sbloccato. Che cosa? Lo Ziggs. Mi sa di no. Vedi? Non ce l'ho! Lo Molto Ziggs. Non bene, ce signore e l'ho! signori! Ciao, Brennat Found! Benvenuto! Non ce l'ho perché non l'ho esplorato il fucking Amur o come cacchio si chiama la mappa dove bisogna prenderlo, Duchenne. Non siamo mica tutti potenti come te. Comunque, Fetter, complimenti per la gara, eh. Adesso mi faccio due domande. Perché ti fai due domande? Non fartele, a volte non è meglio. Perché servono le assi di legno e i tronchi lunghi? Che caspita mi dà qua? I soli tronchi, quindi bisogna prendere i tronchi e portarli alla zona di scarico dove c'è il crafting e ti fa, credo. Esatto. Ecco, e che cazzo vengo a fare con l'orimocchio là io? Devo Dobbiamo girare. capire, banana, ti ripeto ancora una volta, dove cazzo si trova la fucking zona che ci hanno spoilerato, giustamente. Che sappiamo che c'è un negozio di rimorchi. Perché se no non possiamo prendere i tronchi lunghi. Al Ha detto al porto, sì. Non porco, sì, ma dov'è il porco? lo so, qui Nel senso che ci c'è. sia dove è la zona di scarico, così a naso. Secondo me era un pervertito che ha fatto sta mappa, eh.
Tra i peccati di gola, rapido e bagnato, io E c'è l'area di disboscamento pure. Allora, qua prenderò di nuovo il mio... Dove cavolo è? sopra la montagna. Sì, non il Don. Il Don ha smesso. Ha fatto il suo. L'hai smesso già. Non riesce a trainare quel catorcio di rimorchio. Il trattore non riesce a portarlo. Quindi devo venire di qua. E attraversare il guado che ti dicevo. Per andare verso il porto. Porco. Porto. Porco. Porco. Quella parte lì, insomma. Una cosa che ancora non hanno messo è il salvataggio di altri utenti dei camion sulla mappa. Che in realtà non abbiamo provato, ma probabilmente è così. Noi abbiamo usato il metodo classico, quindi... Buonasera, Error 404, buonasera, benvenuto. Ma che cazzo? Come sta sulle palle i tronchi invisibili? Hai provato, Ducena, a portarmi sulla via della perdizione? Sulla via del... Più ruote ho e tac, vado super veloce. Invece, sapete invece che cosa esce prossimamente? Di molto interessante. Esce il nuovo aggiornamento di Valheim. Valheim Heart and Stone. Nuove ricette di cibo. Cuore e pietra. Adesso tu dimmi come si fa a guidare con il volante un gioco così, dove la visibilità è questa. Ditemi un po' invece, che altri giochi simulatori carini e coccolosi avete provato in quest'ultimo periodo? So che Maverick ad esempio gioca a Station Ears, anzi giocava, non so se ci gioca ancora. Ma Giocavo. cosa fai su Station Ears, Maverick? Cose faccio. Come, che cazzo di risposta è cose? Dammi una, cioè, se uno vuole fare una conversazione, non puoi rispondere cose, cioè. Cosa ti piace? Ma un po' di tutto. Allora, c'era una tizia, ok? C'era una tizia in reparto. Qua ho detto, boh, c'è un cazzo da fare, facciamo due chiacchiere. E ho detto, beh, a parte essere qua in ospedale, che cosa ti piace fare? Niente. Questa è una conversazione di alto livello. A che ovviamente ho risposto. E quindi fammi capire, quando sei in ospedale sei qua, quando esci dall'ospedale... Qua a casa Niente. fissi il muro, cioè. Sì, praticamente. Capito il merda che c'ha, cioè. Tipo, complimenti, veramente emozionante. Ma cioè, ok, non me l'aspettavo fosse così emozionante, ma dico, boh, vabbè. Ma che cazzo? Io sarò anche strano, ma porca puttana. Che cosa fai nel tempo libero? Niente. C'è gente che ha troppo tempo libero, non ha un cazzo da fare, c'è gente che non ha tempo libero. Quindi? Quindi che? Quindi che cosa, che risposta vuoi? Sentiamo, sentiamo. Beh, non so, la do ad esempio, sarebbe stata una buona risposta, no? No, la sua domanda che hai fatto a me, che me ne frega a me di quella. Che cavolo, Che cosa fai? La do, non sarebbe stata un'ottima risposta, scusa. c'è uno che non fa niente, che me ne frega a me. Mi interessa qualcuno che fa qualcosa, insomma. Hai portato tuo figlio a Falcade? Dove inizierà l'alberghiero?
L'alberghiero inizierà. C'era un fucking ponte in legno e io ho preferito invece andare a buttarmi di muso nel fiume. Ma no! Ma dimmi una cosa, mio caro Alberto. Sono contentissimo di vederti, ma è stata una scelta sua? Cioè, lui desiderava tanto fare l'alberghiero? Oppure è stata una scelta del tipo, come succede spesso, come è successo a me, quando uno inizia le superiori, tipo non ha idea di che cosa sta iniziando e che cosa sta facendo nella sua vita. E tipo, beh, proviamo questa cosa. Poi vedi se ti piace o non ti piace, insomma, capito? Ma alberghiero, ma che cosa di alberghiero? Che ramo vuole fare? Che ramo vuole fare l'alberghiero? Direi che fa il cuoco, visto che se la cava bene i fornelli. È tutto riguadagnato, Alberto, è tutto riguadagnato, porca miseria. Così ti fa da mangiare, santi Dio. Così poi va sulle crociere, va, si fa il giro del mondo. Mi raccomando a te. Ah, stasera conosco un certo capitano, Schettino si chiama. Mi ha detto che è bravo, mi ha detto che è uno dei migliori capitani che puoi trovare. Oppure se no c'è il suo amico, Findus. Ma chi è Findus? Un altro amico di Capitan Schettino. Per le raccomandazioni, no? Dio di quel dio, pure sta videocamera ci si mette adesso. Ma che ti fa? Il problema è che ogni volta che lo vengo a trovare sono 450 km da Padia a sti cazzi. Molto bene, signori. Molto bene, ciao Greg, benvenuto Greg, ciao. Ciao, oh, Greg! Ma che cazzo ci ha messo sto fango qua, Maverickio? Il fango! Ah. Chi ce l'ha messo qua? Sei stato tu, Seba? Dì la verità, alza le... No, prometto che non ti picchio. Ma di lì non si può andare. Come diciamo noi qua in Veneto. Monti! Grazie! 7 mesi di violenza! Grazie, grazie, grazie! Madonnina santa! Ovviamente rifornimenti, un par di palle. Questa strada è bella quando la fai la prima volta, poi basta. Ma cosa vuoi che fertilizzi il colonnello, Seba? Cosa vuoi che fertilizzi? Colonnello è tanta chiacchiera e poca sostanza. Devi... Uno non può continuare a dire ma io faccio, ma io fai, ma io qua, ma... Figa tac, io sono il boss della potenza, figa tac. Qua c'è un rimorchio ribaltato, Maverickio. Un cassone lungo. Capito? Uno deve anche dimostrare certe cose, mio caro piccolo banano di Seba. Dici essere potente, allora fatti vedere, dimostralo. Vieni con Mike per mare, fai una cosa virile. Basta, io qua, io là. Il colonnello doveva farmi una donazione, certo. Doveva. Ma anche il gatto, ti ricordi gatto? Gatto miau. Anche gatto mi ha detto, io primo lavoro, ti faccio la donazione. Manco un euro ho visto, cazzo. Cioè, tipo, vedi? Queste persone non ci si può fidare. Questi ti dicono: Mike, se vengo al Superenalotto non mi dimentico di te. Come il tizio che ha vinto 150 milioni al Superenalotto. E poi ha detto il tabaccaio: non mi dimenticherò di te. E poi il tabaccaio gli ha fatto cioè, nel senso, ha scritto al giornale, hanno fatto un articolo sul giornale che si è dimenticato di lui. Strano, vero? Chi se lo sarebbe mai aspettato. Allora, con le assi di legno fai i tronchi medi. Anzi no, con i tronchi medi fai le assi di legno.
E con i tronchi lunghi fai due assi di legno. Qua ci sta la segheria dove sono io. Ok, quindi il porto. Il porco è qua. Ma che è il porto? In questa isoletta qui in mezzo è il porto. Non vedo strutture. Come diciamo noi qua in vento. Dove sono io? La strada, sembra una chiesa! Darwin! Bam! Di potenza! 17 mesi di violenza! Casse di banane! Molto bene, Darwin, grazie! Buonasera, buonasera. A me sta venendo il dubbio che possa essere invece qua, a sinistra. Dove sei tu? Davanti? Sì, qua, dove ho messo il marker adesso. Davanti a me, praticamente, dritto per dritto. Dici. Adesso vado. Sì, vado, sì, vedo, sì, sì, e sì. Ti dichi. Ti no, dichi. Sicuramente lì, è discesa lì. Perché ho visto che ci sono delle casette, sembrerebbe... Sembrava via dal mare del colonnello. C'è una costa, sì. Costa è quello che è basta. Ci sta il rimorchio che ti dicevo prima qua. Questa non si può usare per trasportare i tronchi, vero? Non avrebbe senso. No. Se bastasse una bella canzone per far piovere fisarmoniche. Finito ora di lavorare, bravo Panano. Se no come fai a guadagnare 5.000 euro al mese, se non lavori. Si potrebbe chiamarla per nome. Allora Seba, te lo dico adesso, non te lo dico più. Chi si odia si ama. Tu continui a disprezzare Diva. Quindi qua mi sta venendo il dubbio che sotto sotto ci sia più di quello che dimostri. Che bella chiesetta. Che bello sto scarico sul davanti. Io lo adoro, lo adoro. Guarda che bel scarico nero. 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 Lo scarico, signori. Ok, no, perché qua si guarda, guarda grosso quel rimorchio. Quanto è grosso quel rimorchio. Era in mezzo ai maroni messo. È proprio il rimorchio ideale che vorrei avere se fossi su queste strade. Lungo e basso. Dedicato a tutti quelli che dicevano che non ce la facevo. Ah, ecco, parlavo con Duchenne, lui, tac. Dedicato a tutti quelli che cazzo, no. Mamma mia, la potenza. La potenza. Amazing! Che salvataggio! Che cool! Questi sono riflessi, zio! Riflessi, non mo. I riflessi della potenza! Ok, questo è il camion della serata comunque, eh! Ah, è questo! No, questo mi piace un sacco! E anche un rimorchio. Vedo un rimorchio di quelli di riparazione. Sì, c'è un rimorchio del Teropigli in cuculo montano. No, oh, c'è, c'è là in mezzo. L'unico rimorchio che troviamo qua. Il rimorchio c'è del Teropigli in cuculo montano. Non c'è il porto qua, oh. Le bugie ci dice, vedi.
Vedi? Sarebbe stato comodo adesso avere il fucking beach di esplorazione. Pieno di boe, però. Se lì non è, qui non è, là non è, dove cazzo può essere? Alla stazione. No, io sto salendo per lì, veniamo. Alla stazione? Quale stazione? Qua sopra c'è un ponte. Ma non mi sembra un posto dove mettere un porto, però, eh? No, al porto, Amore allora che c'è? Duchenne, non ce l'ho! Non ce l'ho! Non ce l'ho! Ciao Yurin, buonasera! Non ce l'ho, non l'ho sbloccato, sono scarso, ok? Dato che non ho fatto la mappa precedente, non ce l'ho. Colpa di Maverick, ovviamente, perché mia non può essere, io sono il boss della potenza. Quindi dovrei andare assolutamente la colpa a qualcun altro, quindi colpa di Maverick. Però... La piccola frana, non hai riparato neanche la piccola frana, Maverick. Cioè, veramente, io non so cosa fare con te. No, piccola frana, non l'ho È una piccola grande frana. staccata io, che vuoi? Io Devi ripararla però. sono arrivato in stazione, che ci stiamo? Oh, dai calmo. Ci sta in Beduino. stazione? Che ci sta in stazione? Il treno, che ci può stare in stazione? Ti stai Le portando. barche. Il treno è ribaltato qua nel fiume, è impossibile che ci stia lì, eccolo Vabbè, qualcosa ci deve là. stare, Tu stai facendo troppo il furbo, eh? Stai facendo troppo il furbo. La stazione di Antonovka! La no? Eccola. stazione di Antonovka è quella per fare il ponte della riserva naturale. Ci sono quattro di Qui abbiamo il cemento. cemento. Sì, Sì. c'ho cemento e basta. Va Sul cemento. consegnato al ponte ferroviario nell'altra. No, Mappa. sotto il ponte ferroviario essenzialmente. Sulla parte destra, praticamente da dove sei arrivato, vai indietro. In fondo in basso a destra. Tac. Allora, il ponte ferroviario. Ma sei una bestia! Sei una bestia, Duchenne! Sei una bestia! Ma l'altra mappa, Mike. Ci ho appena spoilerato che il porto in realtà si trova nell'altra mappa. Te l'ho detto. Te l'ho detto, cazzo, tu mi dici sempre tutto, Maverico! Sempre tutto mi dici, poi non mi dici mai le cose giuste, perché mi odi. Sotto sotto mi odi, lo so. Quindi il cemento lo prendo allora. E Ma piglia di sto cemento! mi devo fare tutto il giro allora. Sì, mi piace come stiamo giocando insieme, eh. Io di qua, tu di là. Così. Quando ne faccio il carico totale? Che vuol dire faccio il carico totale? Che siamo qua? Alla coop che devi decidere quanto caricare? 5 Che? 5 kilowatt. Ma piglia le 4, cazzo ne fai di 5? Ma che No, sto che faccio? giocando? Metto 3 sul carico mio e uno che se ne va a spasso nel rimorchio. No, ne metti due, due, no? Perché sei intelligente e vuoi bilanciarlo come i veri camionisti. Ma a parte quello, io che missione devo fare? Allora, il ponte distrutto, Sì, fai il funziona. ponte della riserva naturale, non strapazzarmi Zebedei, su. Perché Il sta ponte. fumando, sta fumando, per quello stava. Leggi la chat, Mav. No, non sto fumando. Leggi la chat allora, leggi velocemente. Ma perché Seba, tu sai come si bastonano i cani? Seba, sei un bastonatore dei cani, maledetto! Sappi che io lo saprò, Seba. Sappi che lo saprò. E poi quando ci vediamo non chiederti perché ti corro dietro con un bastone. Michael, dobbiamo fare anche i binari qua. Ehi, ammo e ha pure i binari vuoi, Mavericchio. Questa è una mappa semplice, Mavericchio. Forse a differenza delle altre che ci stanno 5 mappe, riusciamo a finirla. Forse. Se la smettono di spoilerarci tutto. Perché io ti dirò un segreto, Duchenne. Quando inizio a giocare a qualcosa con qualcuno, ok? Mi aspetto di andare avanti con quel qualcuno a giocare a quella cosa. E a proposito di questa cosa che sto dicendo, fammi vedere qua subito. Tac. Così, così, virile, perfetto. Incredibile, ok? Sì. Tac. Perché sto dicendo questo?
Arrivo subito. Perché sto dicendo questo? Perché avevo iniziato a giocare un giochetto con il piccolo banano di Lofra. Poi, visto che io debbo lavorare, ma lui ha invece un sacco di tempo libero, che ha fatto? Ha pensato bene di andare avanti. Quindi io quando uno inizia ad andare avanti e così io mi stacco i marroni, me li appendo al collo, piuttosto che continuare a giocare a un gioco dove, capito, uno se ne va per i cavoli suoi e non mi aspetta. Capisco che abbiamo orari, impegni e robe diverse, ma sti razzi, ma sti razzi. Secondo me i funghi di Valheim sono solo una scusa. Avrei picchiato con un bassotto. Anche. Ma povero bassotto, Alberto. Povero bassotto, cazzo. Cioè, ma avrei picchiato e basta. Questa non è invocazione alla violenza, signori. Non sto invocando nessuno, picchierò io e basta. Quindi non c'è invocazione. Se le scatole si spostano, io passo. Perfetto. Porca di quella miseria, ma che. Ma ascolta, Duchenne, io non so com'è a casa tua. Non so come funziona a casa tua. Ma dalle mie parti le fabbriche non sono così. Cioè, adesso io che sono strano, ma. Dalle mie parti le fabbriche non sono così. Qual è il ponte? Comunque, il nostro non spoilerone di Undushen ci dice: caricate il cemento come se non ci fosse un domani. Appunto, io ciò, non vado mai a carico vuoto, lo sai. Tu non vieni mai vuoto, tu sei sempre pieno. Quindi quando vengo, vengo. Quindi, o vengo o non vengo per niente, vedi tu? Allora, c'ho il ponte ferroviario che posso fare qua, oppure. Oppure il ponte ferroviario. Quindi io fossi in te farei il ponte ferroviario, che sicuramente non ci sono un cazzo. Cioè, nel senso, sarà il treno, mica a Adesso si banalizzava la possibilità di spostare le merci almeno da un punto a un punto col treno. me. Mamma mia, quanta fantasia che c'hai. Ovviamente questo è un guardrail, vero? Sì, perché allora la vita era facile. Questa montana, cazzo. Il mio camion avrà mangiato olio cuore? Che stai saltando? Bravo, bravo piccolo, bravo, bucata una gomma. Ehi, che è la prima gomma che buchi in tutta la tua carriera. Su Snow, giustamente. Certo, io mi sono mica sul selvaggio. Tu dici che ce la metti a fare come riscorta, non buchi mai, hai visto? Vabbè, per una Eppure. volta che buco, cazzo, almeno buco, me lo godo. Eppure. Portati il cemento alla zona industriale, sennò qua, santo Dio, si arrabbia, gli parte un embolo al povero Lucien. Si Sì, ma arrabbia. devo fare, riuscire, devo fare pure il ponte ferroviario. O vengo direttamente là, nell'altra mappa, ho capito? Faccio il carico di 6 e via. Dai, qua mi butto nel ponte, mi butto nel nulla, mi butto. Ecco qua, l'ultimo ponte del cazzo che giustamente non abbiamo ancora sbloccato, che ovviamente si sblocca dall'altra parte. Ma basta fare l'altra strada, zio Pino, porco spino. Ma tu sei sul ponte, ma sì. Meditata lì. Sì, ma non ha senso, la Tatra non si produce Cominciamo noi qua in niente. Veneto. Dog! Grazie. Mike, sono Ta-na-na-na-na-na. 6 mesi che ti No, compri adesso che ho banane. capito dove Non sta hai sto diritto alla benedetto banana porco. d'oro? Sta qua, ovviamente, nella zona buia. Non c'è altro posto dove stare, cioè. No? Vabbè, io carico tutto e vengo lì, eh. Ecco, non passi, ma c'è vende lastre. Ti picchio, Duchenne.
Anzi, ti faccio picchiare da Mike. Queste ruote? Se ruote così anemiche, che cazzo sono? Nemiche. Solo da 45. La banana del potere di Landog desiderava, ma non sapeva che ce l'aveva dentro il cuore una grande grossa banana. Na 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 banana. Io avrei messo un camion bello vicino alla chiesetta sull'isola. La 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 la. Dove cazzo andiamo? C'è un rimorchio in mezzo al lago, hai visto? Rimorchio in mezzo al lago. Sì, davanti a te, davanti a te, davanti a te. Tunz, 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 davanti a te, davanti a te. Ragazzi. Eh sì, quello è rimorchio di manutenzione, ho detto. Sai che non mi ascolto quando parlo. Ma perché dovrei ascoltarti? Sei un piccolo banano bananoso. Dove devo andare adesso? Dove devo andare, Maricchio? Vengo su a Verona e ti picchio, cacchio. Non so se puoi arrivare fino a Mastropio. Perché? C'è un ponte ferroviario da riparare con del cemento. Non ti preoccupare, il cemento lo compro in ferramenta lì. Io mi sono perso. Tu devi andare a legno, no? Io non ho mignote, non ci sto capendo un cazzo. Ma non lo so, questi sono problemi tuoi. Completa porto sul fiume. E dove cazzo è il porto sul fiume? Non dice niente questo. Poste rapide, porto sul fiume. Eccolo qua, il fucking porto sul fiume. Quindi il braccio destro del Don. Servono blocchi di cemento. Oh, questa è la missione che ci serve. Chi è? Pronto? Ehi. Oh. Oh. Eh? Come? Che hai detto? Niente. Al pontile, zio, dal pontile si prende il blocco di cemento. Allora. Allora, fermiamoci. Mappa. DJ. L'altra mappa sta. Sì, basta seguire la terza missione. Terza missione governo? Sì. No, terza missione. Vedi che c'è un porto nell'elenco. La terza missione di storia, vero? Porto sul fiume. Il porto, ma voi... il porco sul fiume. Ma vogliono anche. Che vogliono? Longarine per la linea elettrica. Andarino non si piglia. Ascoltami. Maverickio. Oh. Una roba alla volta, cazzo. Cosa stai riparando? La frana? Il ponte? Cosa stai riparando? No, niente. Stavo vendendo col cemento. Sto consumando la benzina, ma che tanto la paghi tu, porca miseria. Tanto pago io la benzina, non ti preoccupare, Non lo so, non è che abbia idea adesso fare il ponte della ferrovia qua. Il cemento pieno lo porto di là, che ti devo dire? Se sei da là. Ma dobbiamo capire a cosa ci serve di qua. Ci sta trollando, Duchenne ci sta trollando, te lo dico io. Mike, il pontile ce n'è poco di cemento, devi prendere il resto della riserva naturale, lo banno adesso, lo banno. Lo banno. Sì, ma banna anche Seba che lo parla male. Lo banno, il Molise. No, il Molise non si tocca a Seba, cioè è la regola numero uno su Telegram. Allora a sinistra devo andare. Ah, io non ci sto a capire un cavolo comunque. Allora.
infrastrutture, zone industriali. Maricchio. Io. Governo di Rostov. Ok. Okay. Dobbiamo fare officina nella foresta. È bloccato dall'host. Come cazzo è possibile che sia bloccato? Serve officina nella foresta. Bloccato da te. Però io ormai ho caricato cemento, quindi qualche parte lo devo pure lasciare. Anche con la gru. Ma per questo serve la terza missione, completa campione di Antonovka. Campione di Antonovka. Consegna al villaggio di Antonovka due container di carico. Però devo fare porto sul fiume prima. Stavo delle minchie di longarine. Sì. Quindi completa il braccio destro del Don. Che è quello che sto cercando di fare. Devi portarmi tre cementi. Tre cementi mi servono da questa parte. Poi il resto vedi tu che vuoi fartene. Allora, vengo da quella parte e scarico tutto lì poi. Mi servono tre cementi. Che fatica ragazzi starvi dietro, cioè veramente. Ma non è che fatica, cioè. Cioè così troppa potenza state emanando. Troppa potenza e quindi. Pff, è come sta dietro a Fixio. Cioè, ci fosse una Fixia, una donna. Dove cazzo sto andando? Vabbè. Ci fosse una Fixia, stavo dicendo. Porca troia, ho sbagliato totalmente strada. Perché c'è anche una Fixia per Fixio. Ma non per Fixio, cazzo se ne frega di Fixio. Fixia è la versione femminile di Fixio, no? Ah, se il maschio è così, figurati come la femmina allora. Stavo curioso di vedere, capito? Io sono curioso, sono un delfino curioso. Quindi, sì. Abbiamo Duchenne nella direzione dei lavori. Duchenne, quando a me spoilerano le cose, io tendo a rompermi i cocomeri. Ma nel senso che, come stavo dicendo prima, Lofrino, il bananino, ha deciso di andare avanti a giocare da solo. E quindi io mi sono temaroni, cioè piuttosto che giocare a quel gioco del cazzo sapendo che lui ci ha già giocato e sa già cosa c'è da fare, non ci gioco più, questi cazzi. Ai ai, un duro colpo. È lo stesso che è successo con Station Ears, E che vuoi da me? È colpa mia? No, è colpa di Franceschello. Appunto, ma... Dove appunto io... L'avevo preso palazzo per giocarci insieme e lui, ma guarda, devi prendere qua, devi fare qua, devi vedere là, devi... Sto imparando anch'io la programmazione, però. Infatti non ci sto più giocando, se va, non so se ci hai fatto caso. Ma chi? Io. Stavo facendo il simpatico, Seba, dicendomi che su Termeccanica bisogna riparare le macchine. Chi volevi riparare? I tre? Beh, ci sta anche il simulatore di quello, volendo, No, non glielo dire, non glielo dire, cavolo. Perché? Ma non ha tanto male il computer, quindi che cacchio se ne fa. Perché avete abbandonato Minecraft? Madonna, ma chi è? Chi vuoi che sia? Sempre Seba, Seba ti banno, Seba. Perché avete abbandonato Minecraft? Quando mai ci abbiamo giocato seriamente a quel gioco? È arrivato Fixio che ha costruito una roba che non sapeva che cosa fosse, mannaggia lui. Avete fatto solo comprare quel gioco. Beh, ma ci hai anche giocato 30 ore, non stava a rompere i Zebedei, Per me 30 euro per 6 euro di prezzo direi che sono onesti. No, vabbè, non è anche quello il problema, perché? E che? Che cosa piace, ti aspettavi? No, non mi piace avere la libreria di giochi che non gioco. E allora vendili, comprati una PlayStation, no? Io la PlayStation. Beh, se non vuoi avere videogiochi, così quando hai finito di giocarli li vendi, no? Ma guarda che vengo su, te ne do tante. Ma Death Stranding l'hai finito? Sì. Ci hai pensato un po', No, è nel senso che ci stanno le missioni secondarie e tutto il resto. La storia è finita. No, la storia sì. Sei sicuro?
Non siamo molto convincenti. Sì, solo che c'è la versione, perché c'è la versione veloce dei ponti che viene costruita dagli Un multiplayer? Dagli amici utenti anche, invisibili? che ti aiutano, sì. E quindi? Eh no, quindi a parte quello, perché non basta costruirlo, poi bisogna anche fare manutenzione, se no si sciolgono quei ponti. Scusa, il porto? Non è mica, cioè, non è mica il pontile, è il porto. Se mi chiami porto e il pontile, ti vengo a cercare a casa, Duchenne. Tu stai andando a caricare cose? A me sono i blocchi di cemento, sì. I E vabbè, il cemento li porto io poi. blocchi si chiamano, non cemento, Ah, blocchi. Buonasera Les Demon, buonasera. L'altra sera abbiamo incontrato tuo cugino il Gin 3 volte di fila, eh. Dimmi che non ci piacciono questi scherzetti, per favore. Si è magnata Simon. Non ci piacciono questi scherzetti, eh. Avete visto la gara di Formula 1? ok. No. Ho cambiato strada. Zio, è questa la strada. Là c'è il porto, qua sotto io sto andando al ponte. Fammi fare, Duchenne, porca miseria. Fammi fare, mi stai mettendo ansia, ok? Mi stai mettendo ansia. Le campagne vogheresi quando piove troppo. Comunque, è una bella cosa, comunque, Alberto, il fatto che il piccolo banano sia andato via di casa, onestamente. Secondo me, aiuta a crescere. Poi dipende ovviamente dal carattere di ciascuno, però. Porca di quella miseria. Le inclinazioni virili. Sempre se ci arrivo a fare la strada di ritorno, considerato quanto consuma sto coso. Di questo passo tra 10 minuti ho finito la benzina, anche meno. Che te sei magnato, piccolo banano? Beh, diciamo che bastava che si allontanasse, non c'era bisogno che andasse proprio in tanta oa, in mona l'orso, eh. Però sicuramente aiuta a crescere. Dà indipendenza. 450 km non è proprio dietro l'angolo che dici, beh, vado a fare un salto nel weekend a trovare i miei. Però Duchenne, devi smetterla! Devi disintossicarti, porca miseria! Tu sei abituato ai camion che fanno gli 80 in mezzo alla merda, ok? In mezzo ai fanghi. Devi smetterla di essere così assuefatto dalle mod troppo esagerate. Disintossicati, porca miseria! Che giorno è oggi? È domenica? Porca Yes. miseria, è già domenica. Che cazzo di strada sto facendo? Non è manco una strada, sta strada. Ecco, vaffanculo montano! Vaffanculo montano! Che è successo? Ti hai ribaltato? Hai... vabbè, cose che capitano. Non alla potenza! Non alla potenza! La potenza non si può ribaltare. Smettila di prendere in giro il mio camion! Ma che cazzo!
Che problemi ha? Comunque è abbastanza inguidabile sta merda di camion. E pensare che me l'hanno consigliato! Non io. Ecco, dio di quel dio. Arrivo al garage e ti lascio le cose. Vicinamente. Cos'è che fai? Arrivo al garage e ti lascio il cemento. E dove lo lasci? Nel garage. C'è la gru. O ti serve una parte particolare? Mi serve che attivi la missione il braccio destro del Don. Ok. Quindi allora ha fatto bene, Alberto, ha fatto bene. Non io avrei fatto al suo posto. Cosa c'è, banana? Niente, niente. Devo venire quella parte. Mazza che cacchio di camion. Sterzo virile che c'ha sto camion. Qual è? Ah, quello? Sì, sì. Il tenno? Sì, devo stare attento che a certe volte, guarda. Che c'ha? Per... Che c'ha? Che c'ha? Ti ribalti per quello! È una sterzata virile. Io non voglio ribaltarmi. Ho il carico è diverso, però... Io non voglio ribaltarmi. Allora, qua, 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 qui, qua, e qua. Io sto andando di qua a sto giro. Da sta fatica, oh. Ma è che ha fatto sta strada, quindi, secondo me. Ah, ma le gomme sono sospese. Che figata. Come sono sospese? No, ne tiene tre di slot. Sì, le gomme di riserva. Ah, sì, sì, sono sospese quelle. Cioè, guarda, guarda quanto consuma. Guarda quanto consuma. Un cavolo. Mi sembra assurdo. Rispetto ai 20 che faceva quel cazzo di Antarctic maledetto. È stato Punky che me l'ha consigliato l'Antarctic. Ogni camion da attribuisce un insetto, Lucien? La Madonna del silenzio qua dentro, che è elettrico? No, no! Ah,
Cosa c'è, Mav? Dimmi, dimmi. Niente, la maledizione di Mike. Avevi del cemento, dico. No, ce l'ho il cemento, perché non ce l'ho. Solo che ce l'ho su. Sì, adesso il cemento non è più su. Si risolve, tutto si risolve. Che Sì, ma appunto perché me lo continui a ripetere non lo farò. Perché io sono così, capito? Più uno mi dice ma santo Dio. Più uno mi dice fai questo, vai lì, fai, dai, capito? Ma ha già ragione che mi dice che è troppo esagerato. Perché sono un piccio banana, è vero, però tutta sera che mi dici che sei un appassionato di roba esagerata e continui a dirmi questo zix. Santi Dio, sono scaduto un po' di una paio di abbonamenti, maledizione. Ah, caduto. Adesso iniziamo a capirci, capito, Lucien? Adesso finalmente iniziamo a capirci. Perché poi subentra un'altra. C'ho un po' di femminile secondo me dentro di me. Perché subentra un'altra parte di psicosi dove se tu mi dici di non fare una cosa, io vado a farla, capito? Non prendere quel camion perché fa schifo. Allora io lo prendo per dimostrarti che forse non fa schifo. Poi farà schifo probabilmente. Però intanto oh, santi Dio, mi si è lodata signora Maria. Blocchi di cemento, blocchi di cemento. Mi servono i blocchi di cemento o i rica... o la lastra di cemento. Tu cosa trasporti? Io? Sì, tu! Chiamento e basta, per il momento. Da qua. Si potrebbe ritornare così. Rifare sta strada poco virile. Andare di qua. È così. Tra l'altro il Don è un risaputissimo fiume russo, capito? Quindi dobbiamo capire che il fucking porto si trovava sul Don, no? Buonasera, Paki! Ding dong, ding dong. Dire din don din don. Don, ding dong. Cioè, capite questo silenzio? Ma vedi che cosa fa? Si sta tirando su, probabilmente. Si sta tirando su dal ipotetico
ribaltamento che può essere successo. Dico detto. Comunque, Maverick, lo sai che ne stavamo parlando proprio prima? Che per evitare il fatto che devi ritirare ogni 2x3 i tuoi mezzi, si potrebbero usare i miei mezzi che tu porti in giro e poi vengono lasciati lì, capito? Capito? Capito! L'antico carico andava portato in salvo. Vedi, per farti un esempio, Duchenne, mi sono impostato dei waypoint e un percorso. Che cosa sto facendo? Lo sto seguendo? Cioè, capito, io vado pure contro me stesso, gran parte delle volte. Perché sono... Oh! Pazzo. Pazzo! Oh, wow. E mo'? Ti hanno detto, non lo so se è vero, eh. Ho bucato nella gomma. Mi hanno detto che dice ci avendo bagnato, ci avendo fortunato. Mi sa che non era proprio così il detto. Quindi. Non lo so, ma mi ispira. Per questa... Anteriore sinistra a terra. Usa wheel rack. Vabbè, scusami. Prepara la rua. Le sospensioni, cazzo, sono messe male. Ah, non c'è più la ruota. Cazzo, ho maltrattato veramente male quel coso. Bello, bello. Genio incompreso, quello che dico anch'io, Lucien, lo dico sempre. Da oggi anche su TikTok. Tac. Per qualche motivo ho installato TikTok. Ho iniziato a caricare delle cose semplici, molto banali. Ok. Ciao Danilo. Il primo video che ho visto era un video che registravo e dopo nei filtri mi permetteva di mettermi il rossetto e l'eyeliner. Perché? Tipo, perché? E quindi sì, ce l'ho ancora in bozza questo video. Ciao Danilo, ciao! Cosa vuol dire ma TikTok lo usano le 09? Che cos'è? Cosa sono le 09, Seba? L'orario. Cosa vuol dire? Lo usano dalle 9? Che come i cinesi che non possono giocare dalle 8 alle 9 di sera un'ora a settimana? Che vuol dire? Troppo vecchio per capire certe robe. Il filtro che mette i baffi, ma quelli ce li ho di natura. Anno 2009. Seba, dai, ti prego. Ti prego, Seba. Stupiscici. Tu di che anno sei? Dai, lasciaci senza parole, Seba. Tu di che anno sei, Seba? Confondici il cervelletto. Come confondici il cervelletto? Lui è un 06, non è un 09, capito? C'è una differenza, ragazzi, di ben 3 anni. Sono le ragazze 09, cazzo. Seba, tu molto probabilmente ti sposerai una 09, zio.
Cioè, non è per dirtelo. Esatto, cioè proprio dun 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 ci stava qua alla grande. Cioè, anzi, non so neanche se ti sposerai una 09, ti sposerai probabilmente una 82 probabilmente. Non ce lo vedi bene a Seba con una 82? Non so, c'è secca 82 se l'interessa. No, ma secca è già occupata quello che sono. E poi gli piacciono più in carne a Seba, non gli piacciono proprio così ossute, così secche. Tu sei 81? C'hai ben 8 anni più di me, Pachi, porca miseriaccia. Che pensare, Pachi? Tutte invidie. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Provo invidia per Chaos Killer, ragazzo, che è un 2000. Rasdimon, non funziona proprio così, Mi sposo una vecchia e quando Crepa mi prendo la sua pensione. Cioè, quando Crepa anche la sua pensione va con lei. Non è che continua a dare la pensione alla morta. A meno che non la nascondi in un frigo. Ma ci hanno fatto già un film su questo, quindi probabilmente ci ha già provato più di una persona. Porco ciccia balonna sa. Ok, scusate. Sì, Duchenne, 2010. 2010 dove? Allora, esatto, in una gamba. Vedo il porco in lontananza. Il porco. Ovviamente la vita era facile prima di... Sì? Adesso glielo appoggio, occhio, Glielo appoggio. Allora, amici, domani, parlando un attimo seriamente, sarà una giornata del cazzo. Perché il Bong senza nome dovrà andare a portare il cagnolone dal veterinario e assistere finché verrà addormentato, perché gli devono fare un intervento, togliere una piccola massa che per fortuna sembra essere benigna. Quale? Sally? Sì. Quindi domani sarò piuttosto in pensiero incasinato, santi Dio. Ah, se è benigna, che problema è? Il problema è che bisogna addormentarla, lasciarla lì al veterinario da sola, si sveglierà da sola rincoglionita, sai, tutte quelle cose da mamma chioccia. Beh, poi mi sveglio da solo, ma non è che sono rincoglionito, cazzo. Beh, insomma. Ah, pure. Vabbè. Questo è tutto da vedere. Va bene, questo me la segno. Sono arrivato al porco. Gli ha bevuto la bellezza di 23 litri per fare tutta sta strada. Quello beveva 23, l'altro l'Antartide beveva 23 litri al minuto, cazzo. Ecco, serve il cemento adesso. Dove è il cemento? Ti serve una mano? Ti serve una gamba? Dimmi che cosa vuoi da me e io te la darò. Potrei andare da amici, raga? Amici di Maverick e di Filippi. Ma scusa, quanti blocchi di cemento hai preso? Ah, ok, non li vedevo. Un albero, fottuto albero.
Ma al cemento ce ne sono solo tre, dai, non essere così. In che senso? No, è Duchenne che. Ve l'avevo detto io! Ve l'avevo detto! Ma lui forza qualcosa che sa che non sappiamo. Vabbè, ma ognuno il suo. Vai, stai calmo! Quando vedo un cemento che vola te lo rubo subito io. Ma se non sei virile cementizio. A proposito di armi, non so se hai visto Last Demon o se segui. Su Stormworks hanno messo il DLC nuovo, dove mettono le armi. Finito? Sì. Sì, due ne sono, sì. Perché non mi fa riparare, va? Che c'ha? È una gomma bucata. Vabbè, la gomma è niente. Vabbè, arrivo al garage e poi sganci il dietro e ti porti le due lì. Che faccio? Sono tre. Arriva al garage. Ah, tre ne servo? Eh sì, te lo lascio, non è che non voglio rubarti il lavoro. Tu mi dici che sono un razzista, cazzo, è colpa mia, no? Ah, ma mo vedevo che si abbassavano le ruote lì. Non ho capito un cazzo, ma va bene. Le ruote si abbassano per quando le metti di paragomme? No, le abbassavo io. Ah, ok. Dai. Non ho tolto il recupero? Qualcosa mi dice qualcosa, Mike. Ma vuoi fare il recupero con la merce sopra? Ma sei pazzo? No, 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 della gru. Praticamente non mi fa fare il recupero. Non vorrei che quello rimane lì, eh. Non recuperare, dai, lascia stare. Non mi hai capito, il problema che ti dicevo io, quando esco i mezzi non vanno via. La gru è già al suo posto, non so dove vuoi mandarla. Ancora là. Quale strada? È meglio questo, no? Sì, sì. Dicono che è un bug del multi, ma... Dimmi, Paki. Ah, ok. Comunque è un bel camioncino. Io prenderei questo e andrei a prendere del legname, tipo, vediamo cosa sarebbe il secondo obiettivo. Tubi piccoli. Ma sarebbe officina nella foresta. Per fare officina nella foresta sarebbe il campionato nuovo di disastro ambientale. Acqua sia. E acqua sia. Completa porto sul fiume. Consegna la torre d'acqua. 2 di cemento e 4 ruri di ramiera. E vabbè, ha rotto il cazzo però, eh. Scusatemi, cioè, ha rotto il cazzo. Praticamente qua devi fare avanti e indietro 8 volte sulla stessa via per portare avanti. Cioè, che cazzo, eh. Scusate, eh. Ma perché mi ha preso? Per zio Pino Porco Spino? 4 ruri di ramiera. La cisterna di carburante sta là. Container di carico staranno probabilmente al porto. Poste rapide. Vista la segheria, il molo, la casa del pescatore, a capo. Stazione di rifornimento, vista la chiesa e la Madonna. Osernoie. Ok, a posto. Ponte a riserva naturale. Quattro di cemento. Ah! Mi hai fatto la cacca. Non c'è recupero se non finisci il porto. Ma come? Io posso recuperare. Dai, che la strada adesso è easy, fino alla fine praticamente. Alla fine sarà una merda. Ah, tu hai scelto la strada interna? Eh sì, perché quella è all'inizio che... quella che è.
E con un rimorchio dietro, quello, boh. Hai ragione, quella. Questa è più. Sì, beh, ma quella che è. A parte la pietra famosa del tuo grande pezzo che non riuscivo a passare. Sì, beh, ma è. Sono d'accordo con te, proprio è. Guarda che bello, che bello. Come se ricordo bene, Duchenne, ma quanto è uscito in 3 giorni, cazzo? Quante ore ci hai giocato a sto gioco, Duchenne? Così, in amicizia, cioè, veramente. Hai fatto la mattina e la notte? 2 giorni di fila, 3 giorni di fila. Bella vita, ragazzi, a bella vita. A sto mezzo c'è il clacson di un treno. Sono sullo stadio, no allo stadio, sullo stadio. La, perché sto cantando sta cazzo di canzone che sembra è. Chi la canta sta canzone? No, Pink! Pink! non facciamoci domande. Perché stai in blocco produttivo? Avete prodotto troppo? Cavolo, sei inizia a scuola? Inizia a scuola? Dai, facciamo sto porco sul fiume almeno. Devi le togliere, mi sa. Ce la fai a consegnare? Non va, devi togliere, non mi dà il coso. Con i semiconduttori. Niente schede video, niente portale, niente Fiat, niente niente, cazzo. Niente. Cambia camion. Vedi tu, lo sta laggando un po' il server, il gioco, non sembra strana questa cosa. Ma anche me lo dà. Non sto tornando su Snow, sto tornando in casa tua, Seba, sopra a casa tua, sto tornando. Prova a lasciare il coso dietro. Niente. Altrimenti piano B. Quale sarebbe il piano B? Prendo una gru, caricarlo sul mio? No, lasciarle lì sotto con. Lasciarle per terra con le cose. Intanto si salva, quelle rimangono lì. Se c'è qualche cosa, si avvia. In realtà anche se richiami il camion il carico dovrebbe cadere per terra. Sì. Il problema, vabbè, quelli due possono restare là, non è un problema. Per il rimorchio. No, non so se te lo fai richiamare. No, a me no. Il mio l'ha letto di camion, dicevo però, capito?
devo leggere per caricare, devo leggere anche per scaricare, non ha senso. Oh, che fatica la vita, che fatica. Va bene, metti i rimorchi a qualche parte lì e sgancio il carico e Dov'è il tuo camion, quale? l'altro camion? Il camion gru. Il camion gru è rimasto lì. Non mi fa recuperare. Neanche a te. Vabbè, non è il mio camion, quindi a me potrebbe anche non farlo, però. Bilanciamento che fa abbastanza cagare con questo camion. Vuol dire? A me non sembra comunque, l'unico mezzo carico disponibile l'ho preso, non è che... che faccio? Lascio il carico in alternativa, aspetto te. Prova a lasciare il carico. Non serve a niente che lascio il carico, va scaricato, non va lasciato il carico. No, non c'è la gru. Sì, quindi bocciate che non ho la gru. Che palle! Ma cos'è questa roba? Nuovi elementi. Poi, ma si è buggato il gioco, cioè, perché non mi sta, non mi funziona neanche l'acquisto sul pezzo. Capito? Vabbè, sto andando io con la gru. Tu con la gru, io con la gru, tutti con la gru.
se bastasse una gru più grossa. Oh, è più lunga che grossa. Ma che palle. Madonna mia benedetta. Tanto di concatenaria su sta gru e non arrivo manca a 3 metri. Cos'è catenaria? Ma... Concatenaria, i rulli terni di allungamento. Se c'hai corto, non rubi nessuno. Come colpo di un... Non vuoi scammare mai. Sto dicendo, non è colpa di nessuno se c'hai corto. Tu piccolo pistolone gru, sai cosa dico? Non mi piace più. Quindi adesso vado su per la salita col mio gru che mi porta dritto in. Ma cosa fa riga? Rima, scusate. In. Qualcosa. Che non mi sta venendo, cosa fa di qua? Porca miseria, c'è. È arrivato il bandit! Oh baby, it's bandit! Oh, si è pagato pure questo. Ma si è proprio bagata di brutto la partita, eh. Ma che ti fa? Catenaria non è un treno, dice Seba, come se in questo mondo esistessero solo treni, cazzo. Sì, andate in mono il gioco. Non ti fa prendere? No, prendermi fa prendere, ma non. Prima Sì, vabbè. Scarica. Quando sono entrato nella zona di scarico mi era comparso gestione carico. Poi dopo qualche secondo è svanito. Quindi, rifaccio la domanda che siete più numerosi e più virili adesso. Quanti di voi sono in attesa di Farming Simulator, banani? Io no. Mi fai partire un embolo quando leggo queste cose, Seba. Mi fai partire un embolo, porca troia. Che i treni inquinano 100 volte meno rispetto ai camion russi sporchi, cioè. Ehi, vai in America a dirlo. Ma a prescindere da vai in America, lascia stare, cioè. No, è stanze che usano... Ma tu si sa che non sei in hype, se non ci stanno treni tu non sei in hype per niente. E non bisogna essere in hype per i videogiochi. È sbagliato di base essere in hype per i videogiochi.
Sei un banana, sei un banano, dirò al colonnello. E ti frusti una frusta che usa praticamente solo per le squinzette più brutte e peggiori. Madonna, questo è quello che fanno il più caro. Che fa? Le più porche! Bene, puoi prendere il tuo tenno. Tenno dai? Sono arrivato al garage, voglio provare a mettere questo dentro, se me lo permetto. Sono arrivato a 2 metri al garage e fida benzina. Questa è proprio una bananaggine. Non dire bananaggini, Duchenne, non dire bananaggini, per favore. Non ci credi neanche tu in quello che stai dicendo. Cioè, capito? Non fare il bananone, su. Ah, fai benzina o no? Anche quello mi fa fa. No, è proprio l'interfaccia che è andata in mona. Attaccate. Così, sì, ma non funzionerà, secondo me. Vabbè. Cioè non mi dà, mi dice solo collega rimorchio. Il baricello non è, non va. Se il motore non funziona, no. Agganciami di nuovo. Devi essere proprio una scimmia se lo compri per PlayStation. Vai. No, lo stacco. Ma boh. L'hai staccato tu. Lasciami no, il no. Lasciami il camion! Sì, è l'unica a poter entrare e uscire, non c'è altro. No, per qualche motivo un camion senza benza non riesce a funzionare. Dopo. Devo fare la fatidica prova. Ma più che fatidica prova, sì, anche se non dovesse funzionare, abbiamo capito che devi usare i miei mezzi. Niente, la prova la facciamo, non ti preoccupare. E per forza la facciamo, non c'è altra, non c'è via di fuga. Quindi esco. Escilo. Vedi se sparisci. Eh sì. Sparito. È svanito sia il tenno che quell'altro. E qui devi uscire anche tu. Importante che sono rimasto il cemento là adesso. Sì. Niente, non ti apre. No. Attenzione, vuoi tornare al menu principale? Non hai altre alternative, zio. 2 ore e 31 per fare 11 km. Ma dai, insomma, inciucciate come mappa, eh.
Domenica sono le 22:22, signore e signori. 22:22 in questo momento. 22:22 potete scommettere. Lasciate una promessa, lasciate una scommessa, lasciate un abbonamento a Mike Senza Nome, signori. 3,99 al mese. 3,99 al mese, non un centesimo in più. Incredibile, incredibile. Gli affari che Twitch fa sono amazing. 3,99 e non vi pentirete della potenza. Ovviamente la programmazione, a prescindere da ciò, c'è la programmazione già per i prossimi giorni. A meno che ovviamente non debba vedere spinzette, uscire, bere e fare cose del genere, capito? Perché se devo uscire, bere e vedere spinzette, è un po' difficile. Lasciale che io le sia... spinzette, lasciale che hai 7 giochi da portare. Ma vabbè, che cazzo vuol dire? C'ho anche delle altre esigenze, non so se capisci, capito? Tipo farmi pagare da bere dalle spinzette, che sei pazzo, mica... Capito altro, se no te le portavi sotto la scrivania alzabile e poi sotto il scrivanino. Sei proprio un porco, eh? Sei proprio un porco. Ah, perché le ricordi, vado cercando un nuovo porco. Tu ne sai di cose. Quelli belli tirati, ecco, qui, va lì. Guarda che sta scendendo qua, madre mia santa. Che, okay, capisci, quattro pareti. Ah, no. La madonna. Vedi, questa è una bella ricostruzione video. Sì, perché devo aspettare magari che entrassi. Ecco, ma anche i soldi mi sarei dato. Ma c'è una miseria. Perché? Le fucking paglongarine. Mania, bananone. No, sì, io voglio dire. Le longarine si prendono alla fabbrica di Tatra. Voglio vedere quanti mezzi li trovo dentro. Secco e fixo sono vivi o sono già dormendo? Non lo so, non è la finestra disco. Discord, che sono io? Secco dice che è vivo. E cosa stai facendo, Secco? Ma porca troia, la porta. Ho problemi con le distanze, le misure. Pixio staccava. Perché devo fare la nanna? Ma se non posso. Che cazzo, danneggiare le gomme così. Il tenno ce l'ho all'interno, la gomma invece... Ho bucato un'altra gomma, ma porca di quella miseria! C'ho pure la gomma, quindi me la riporto dentro. Quindi hai i mezzi? Mm-hmm. No, tu vuoi sapere se c'hai i mezzi. Certo che c'hai i mezzi. Gira tondo, casca al mondo. Oh, dai, su. Non fa lo scemo. Buona. Andiamo avanti. Ma cosa sono queste interruzioni così di percorso? Ma che cosa pensavi di fare? Gioco contro la potenza? Veramente? Boh, vabbè. Cioè, senza parole. Ma non mi dire, ma porca di quella troia. Cosa? E altri spoiler da parte di Duchenne, ovviamente. Ma noi che facciamo la prossima live su SnowRunner, così dico a Duchenne che gli do un altro orario di un altro giorno. No, è proprio male, cacchio. Vedi? Vedi? Lo sapevo io! Quindi che bisogna... Che missione, eh? Porta sul fiume. Fuck you. Quindi longarine, su. Vuol dire Sea of Thieves con Fixio?
la prossima live la vuole sexy o fix? Che hai detto? La prossima live la vuole con fix. Fix quando si impegna è anche bravo, un po' che la trovi. Però era bella l'idea, eh? Non è chiuso, si poteva passare benissimo. Comunque è tutta colpa di Shen, eh? No, assolutamente, cioè, a me veramente non... De faccia si è bloccata e ha detto no, questo sta barando. Esatto, cioè se volevo una Wikipedia umana, eh? Invece no. È come giocare un film horror e ti dice mo esce un mostro da là. Mo esce un mostro da là. Mo esce un mostro da quell'altra parte. Mo esce un mostro da quella parte. Occhio, eh. Occhio che adesso esce il mostro. Ma non ti fa niente, non ti ammazza. Ti guardo soltanto. Oh, 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 oh! La possessione! La possessione, signori! Mi hanno penetrato il camion! Mi hanno penetrato il camion, signori! Mi hanno penetrato il camion, mi dispiace, ma credo che con questa scena di disappunto e terribile terrore negli occhi del mio povero camion, credo che sia così che ci salutiamo per questa sera. Quindi posso uscire? Santi Dio! Mi hanno posseduto il camion. Basta, è finito, è moruto. L'ha presa proprio, sì, l'ha infilzato di brutto, eh. Non ho visto quel pezzo di ferro e tac, mi ha proprio infilzato sul muso. Vabbè, succede a tutti, quindi signori, io vi ringrazio per la potenza, vi ringrazio per la violenza e... vi do un appuntamento alla prossima live, che sarà esattamente quando sarà. Seguite la programmazione, perché non mi ricordo quando sarà. E detto questo, ovviamente, buona settimana a tutti. Baci e bracci. Mike senza nome. Saluta Mavericchio. Ciao Mavericchio. Ciao ragazzi, ciao, ciao Mike. Ciao, buonanotte a tutti voi. Buonanotte. Ciao. Ciao. Speriamo, Ivan, che va tutto bene. Perché non passano più motorini? Perché gli ha messo una trappola, le bombe ci ha messo fuori, non passano più i motorini da MAF, non ti preoccupare. E adesso chi vuoi che passi, cazzo, a settembre, ottobre? Ma sei pazzo, Seba? Sei pazzo? Non so, vedi che questo non c'ha la moto. Incredibile. Buonanotte, ciao, grazie Ivan, auguri e buonanotte, ciao. Ciao.